stesso con Franco, a nome di tutta la nostra comunità, fa l'offerta di Vincenzo. Vincenzo è formato, insegna nella nostra preghiera, nella nostra gratitudine, nella nostra gioia di stare insieme in questa nostra chiesa madre. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto donarci come protettore glorioso San Nicola, da quella sede di luce in cui egli gode la tua divina presenza, rivolge a noi i tuoi occhi misericordiosi, concedici gli aiuti e le grazie opportune, il lavoro ai nostri uomini, la cultura dei nostri giovani, l'amore delle nostre famiglie. Tu, o Padre, accogli per decisione San Nicola i nostri bisogni e le nostre necessità, sia spirituali che temporali. Ricordati della tua Chiesa, del suo popolo e dei suoi pastori, perché sia illuminata dalla tua verità e infiammata dalla tua carità. Converti per intercessione del nostro santo patrono, San Nicola, affermi i propositi di vivere il Vangelo nell'umiltà, nella laboriosità, nella solidarietà, che fa che coloro che vivono avvolti nelle terre dell'ignoranza e dell'errore si convertano. Consola chi è afflitto, provvedi a chi ha fame di giustizia, conforta i deboli e i fragili, difendi gli oppressi e i sottomessi dalla mala gente, assisti gli infermi e fa che tutti possiamo sperimentare gli effetti del malevolo patrocinio di San Nicola presso di te, supremo datore di ogni bene. Amen. Cantiamo insieme il responsorio. Segni e miracoli, i cieli vedono e storpi camminano, e sulla domanda le ossa di Nicola. Cessano i pericoli, si placano le tempeste, dicono i Cessa voi, ricoli, si placa.
O Dio, che hai operato e continui ogni giorno ad operare miracoli per mezzo di San Nicola, tuo glorioso confessore e vescovo, fa, te li preghiamo, che per i suoi meriti e la sua intercessione siamo liberati dalle pene dell'inferno e da ogni pericolo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per l'unità dei cristiani, per l'unità delle nostre famiglie, perché la comunità è l'unità della famiglia, quando in famiglia c'è l'odio, c'è le vendette. Preghiamo perché non solo ci sia un'unione tra le comunità ecclesiali, cattolico, ortodosse, protestanti, altri fratelli, ma anche perché noi, la nostra città, ne troviamo più le vendette, gli odi, ed educiamo i figli al perdono, ed educiamo i figli a vivere secondo il Vangelo. Dunque preghiamo perché ci sia l'unità nelle famiglie, tra i cristiani e tra le comunità cristiane. Signore Gesù Cristo, che alla vigilia della tua passione hai pregato perché tutti i tuoi discepoli fossero uniti perfettamente come tu nel Padre e il Padre in te, fa che noi sentiamo con dolore il male delle nostre divisioni e che realmente possiamo scoprire in noi e sradicare ogni sentimento di indifferenza, di diffidenza e di mutua asceticità. Concedici la grazia di poter incontrare tutti in te, affinché dal nostro cuore e dalle nostre labbra si levi incessantemente la tua preghiera per l'unità dei cristiani, come tu la vuoi e con i mezzi che tu vuoi. In te che sei la carità perfetta, fa che noi troviamo la via che conduce alla verità, nell'obbedienza al tuo onore e alla tua verità. La presenza della statua di San Nicola ci invita a scoprire in questi giorni, invece noi il popolo della città antica, io dico questo perché noi siamo i figli di un'antica fede che ha saputo aprire le porte del porto non solo alle venite di San Nicola, ma anche le porte della verità ai tanti che arrivano in nostra città, dal turista all'immigrato al poveraccio. Ecco, preghiamo perché noi possiamo essere aperti alla parola di Dio, il povero straniero, il più povero, il più straniero a volte Gesù, che non c'è spazio nella nostra casa. E allora ecco, la presenza della statua di San Nicola ci ricorda che noi abbiamo tutti una comune vocazione, chiamati, che lui è un testimone, dal Padre ad essere uomini e donne con lo Spirito Santo dentro. Si vede quando una donna e un uomo hanno dentro la spinta dello Spirito che fa vivere l'unità in famiglia, la fedeltà coniugale, l'impegno di educare i nostri figli, perché i nostri figli hanno bisogno di avere degli adulti che educano, non dei genitori che danno i soldi, che danno l'esempio della fede in una morale evangelica, perché i nostri ragazzi sono degli orfani spirituali, li abbiamo dati i vestiti, il super e il telefonino, ma i nostri ragazzi amati da essere più della statua di San Nicola, nella chiesa madre dove qui c'è stato il fonte battesimale. Voi sapete che ciò che caratterizza la madre all'utero e l'utero è il battesimo. Noi siamo nati tutti nel cuore di questa madre, perché Bari c'era una sola parrocchia che era la cattedrale. Questa chiesa che si fa madre, che accoglie tutti, ci ricorda che siamo chiamati alla santità. Adesso donne e uomini, una città indifferente, che vive la lite in conflitto per i famosi soldi, per BRICS, che sono il dio della mia verità. Allora ecco, la statua di cuore sarà qui in mezzo a noi in questi giorni. Noi dovremo accogliere questi giorni qui come a San Nicola, direi anche quelli che arrivano, i rappresentanti dei poveri. Noi abbiamo i ministri, i rappresentanti dei poveri, ma anche i poveri,
noi abbiamo alla mensa sempre 12-13 rappresentanti, 12-13 femminili. Dunque le nostre due basiliche che vivono l'accoglienza, in questi giorni accoglieremo sia la presenza di Nicola che la cattedrale, accoglieremo vari rappresentanti dei popoli. Questa Nicola ci ricorda l'amore per la giustizia e i popoli. Lunedì alle 17.30 qui ci sarà già il vescovo, che dalle 4 ci sarà con i giovani, i ragazzi parlamentari.